È arrivata l'estate! Siete pronti per la prova costume? No? E allora? Gli integratori alimentari sono prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme pre-dosate. Sono voluta partire dalla definizione di integratore alimentare data dal Ministero della Salute per capire effettivamente cosa si intende quando si parla di integratore. Sono quindi prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta in caso di carenze specifiche, a volte assolutamente vitali per una persona e quindi necessarie. Che siano queste per esempio carenze vitaminiche, quindi vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina K, qualsiasi tipo di vitamina noi abbiamo la possibilità di assorbire attraverso il cibo o per esempio attraverso il sole come la vitamina D. Nel caso di carenze è molto importante integrarle, che voi siate sportivi oppure no, che siano carenze di sali minerali, quindi magnesio, potassio, selenio, ferro. Quante donne hanno carenze di ferro e quindi hanno necessità di integrare. Che siano carenze di aminoacidi, quindi le proteine, quando non riusciamo attraverso la nostra alimentazione ad avere un apporto proteico adeguato, possiamo integrare con delle proteine, ma anche aminoacidi essenziali, aminoacidi ramificati, in base appunto alla propria alimentazione e all'intensità del proprio allenamento, possono essere molto importanti ai fini di recuperare al meglio e di mantenere un buono stato di salute e di sintesi proteica. O ancora l'integrazione di acidi grassi, omega 3, 6, 9 per esempio, piuttosto che sostanze nutritive ed estratti vegetali, che molto spesso possono diventare dei veri e propri alleati per il nostro organismo, che magari senza di queste potrebbe andare in carenze di qualche tipo, oppure potrebbe non assorbire bene gli alimenti, eccetera eccetera. Quindi l'integrazione è fondamentale. Questa è l'integrazione base per qualsiasi persona, dal sedentario allo sportivo, dal bambino fino all'anziano, di tutti appunto i livelli. Per qualsiasi tipo di dieta, che sia vegetariana, che sia vegana, che sia onnivora, paleo, eccetera eccetera. Quando si parla di sport ad alti livelli, come per esempio il ciclismo, il calcio, il nuoto, l'atletica, il bodybuilding a livello agonistico, la situazione è leggermente diversa, perché qui entrano in gioco diversi fattori come il carico e il volume di allenamenti molto molto intensi, un'alimentazione specifica e soprattutto un obiettivo, che è quello della performance, che è quello della gara. Possiamo vedere come l'integrazione si amplia e quindi diventa molto più specifica per l'atleta stesso, per lo sport che appunto fa e per l'obiettivo che vuole raggiungere. Si parla quindi di un'integrazione molto più specifica, come può essere dal punto di vista aminoacidico, con degli aminoacidi particolari come la glutammina, la beta-alanina, la taurina. Possiamo trovare anche la creatina, che viene utilizzata in tantissimi sport, dal calcio ai 100 metri di atletica per esempio. Possiamo vedere come molti atleti fanno uso di stimolanti, ovviamente parlo di tutto ciò che è legale, come la caffeina, il guaranà, la tirosina, quindi stimolanti che permettono una maggiore concentrazione durante l'allenamento oppure durante la gara. Vi sono poi integratori glucidici come le maltodestrine, il vitargo, determinati gel che vengono usati soprattutto durante le corse, nello sport come il ciclismo, che quindi aiutano a mantenere intanto idratato l'atleta e soprattutto aiuta a mantenere i livelli di energia durante per esempio un tour de
de France, quando l'atleta non può mangiare, non può fermarsi per mangiare e consumare un pasto solido, utilizza dei pasti sostitutivi oppure questi gel energetici che appunto gli permettono di mantenere la carica e concludere appunto la propria gara. Come ho già detto, tutti questi integratori e tanti altri ovviamente che non vi sto qui a spiegare, servono all'atleta per mantenere e per sostenere soprattutto i carichi e i volumi di allenamento veramente molto pesanti quando appunto ci si trova di fronte alla preparazione di una qualsiasi gara. Quando si parla di fitness, purtroppo il discorso cambia un po', perché a quel punto non ci riferiamo più all'atleta agonista che segue un programma speciale per una gara con un obiettivo particolare e specifico. Si parla di qualsiasi persona che si avvicina al mondo del fitness, che sia la palestra, che sia la corsetta, che sia i 20 km di bicicletta la domenica, e che molto spesso fa confusione tra integrazione alimentare e assunzione di prodotti o alimenti che semplicemente aiutano a migliorare forse la forma fisica. Sono due cose completamente diverse. Un conto è l'integrazione, un conto è l'assunzione di determinati cibi estratti che possono migliorare un qualcosa. Quindi non la salute, non la prestazione atletica, non il recupero, non l'allenamento, ma la forma fisica, l'aspetto fisico, che può essere una perdita di peso, per esempio, uno snellimento, un drenaggio, un qualcosa di questo tipo. Mi riferisco quindi a tutti quei prodotti che vengono pubblicizzati sotto forma di capsule e tè, tisane, e venduti appunto come bruciagrassi, detox, attivatori di metabolismo, anticellulite, drenanti, e ormai è venuto fuori anche l'integratore per il cheat day, e io sono completamente... Ma vediamo nello specifico cosa vantano questi prodotti che vengono commercializzati e sponsorizzati sui social. E perché, secondo me, non dovrebbero rientrare nella lista degli integratori. Se prendiamo un prodotto a caso di una azienda a caso molto famosa sui social e veramente molto molto in voga da qui a un paio di anni, vediamo che le aziende puntano su dimagrire, bruciare e salute. Tutte le campagne pubblicitarie, che siano fatte dall'azienda o che siano fatte dalle sponsor, hanno di solito una di queste tre parole. Queste aziende effettivamente vendono dei prodotti sotto forme di capsule, come ho detto prima, di tè o tisane, che effettivamente contengono al loro interno degli alimenti interessanti. Mi viene da pensare per esempio la Garcinia Cambogia, il tè verde, il tarassaco, lo zenzero, la curcuma, tutti questi alimenti che ritroviamo sempre all'interno di questi prodotti. Sono tutti degli estratti che sono stati studiati e le cui proprietà sono state validate da molti studi scientifici e che vantano di numerosi benefici per la salute. Ma mi viene da chiedere, il gioco vale la candela? Questi prodotti funzionano davvero, visto che hanno al loro interno questi estratti qui? La risposta ovviamente è molto individuale, infatti non voglio rispondere con un sì o con un no. Voglio però darvi uno spunto su cui riflettere, in modo che possiate trarre voi stessi le vostre conclusioni. Prendiamo un prodotto a caso che viene definito dall'azienda e da chi li sponsorizza come un prodotto dimagrante. Infatti molto spesso viene associata la parola slim, che appunto dà l'idea di dimagrire, di snello e di magro, e vediamo insieme quali sono le promesse dell'azienda, quindi la descrizione del prodotto, quali sono gli ingredienti di questo prodotto e i valori nutrizionali e soprattutto le quantità di ogni estratto vegetale contenuto all'interno della capsula o della dose giornaliera raccomandata dall'azienda. Ora, come potete vedere, il 95%
1% del prodotto contenuto all'interno di una singola capsula è formato da glucomannano. Che cos'è il glucomannano? Il glucomannano è una fibra alimentare ricavata dalla radice di konjac che ha come proprietà quello di gonfiarsi all'interno dell'intestino, quindi di assorbire l'acqua, di gonfiarsi e in poche parole vi fa fare l'acqua. Ecco, semplicemente. Questo però a patto che voi abbiate una buona idratazione durante tutta la giornata, perché se non bevete abbastanza, proprio come tutte le altre fibre, questa non si gonfia, rimane all'interno, non viene digerita e anzi vi può provocare stitichezza. Non solo, se assunta in dosi eccessive può limitare l'assorbimento di alcune vitamine liposolubili e l'assorbimento di alcuni farmaci, quindi fate molta attenzione, leggete sempre il foglietto illustrativo anche se non credo che ci siano, oppure consultate il vostro medico, perché assumere molte di queste fibre può rallentare l'assorbimento di alcuni medicinali che magari prendete per altre patologie o per altri motivi. Quindi il 95% di quello che è contenuto in questa capsula non è altro che fibra. Tutto il resto è contenuto da 5 mg a un massimo mi sembra di 25 mg e la tanto rinomata, la tanto famosa Garcinia Cambogia è il prodotto che appunto è contenuto in minore quantità, perché vi sono all'interno soltanto 5 mg. Quindi capirete che è una dose veramente, veramente irrisoria, che all'interno del vostro corpo non vi dà nessun effetto, ma proprio zero. Cioè l'acqua del vostro water vi fa evacuare di più, ve lo dico io. Quindi bevete quella che almeno è gratis. No, ovviamente non fatelo, vi prego. Quindi, se è vero che la Garcinia Cambogia ha così tante proprietà, velocizza il metabolismo, vi dà una spinta, una carica, vi fa fare i salti mortali quadrupli e con avvitamento, in queste così piccole quantità, quanto mai effetto può darvi un prodotto del genere? Per avere gli effetti così rinomati di questa sostanza, dovreste assumere tutto il baratto in una sola giornata. Cioè 35 euro così assunti in una giornata, ma vi pare? Ed è così per tutti gli altri prodotti in capsule, per i tè e per le tisane detox. Gli estratti all'interno contenuti hanno ognuno, presi singolarmente, degli ottimi benefici per la salute, ma dovreste assumerne in quantità industriali per avere quegli effetti, altrimenti non servono assolutamente a nulla. L'unica cosa che vi fanno snellire è il portafoglio. Come potete credere che andrete a detossificare, cosa poi non so, con delle dosi così minime? Io non dico che il tè verde non sia un ottimo integratore, antiossidante, stimolante, ma davvero per poter avere questi effetti dovreste assumere soltanto tè verde in quantità maggiore rispetto a quei 25 mg contenuti nella capsula? E non mi venite a dire sì, ma io ne prendo due a pranzo, due a cena e due a colazione. Ho capito, ma sono sempre 35 euro per un barattolo con 90 capsule che vi dura 15 giorni. E questo che voglio dire quando vi dico, ma il gioco vale la candela? Se volete prendere la caffeina come stimolante pre-workout per darvi una carica in più, prendete solo caffeina. Se volete prendere la bromelina perché brucia i grassi, perché è estratta dall'ananas ed è un drenante, prendete soltanto integratori di bromelina, che forse vi possono aiutare perché magari hanno una concentrazione di principio attivo maggiore rispetto ai 5 mg. Esistono degli integratori di bromelina fatti bene che forse vi possono aiutare. Io non sono completamente contraria a questo tipo di integrazione, ancora stiamo lì a chiamarla integrazione, vabbè, però per intenderci, io non sono contraria, io sono perplessa quando vedo così poche concentrazioni di principio attivo e capsule vendute come miracolose. Quello è il problema, non è il principio attivo in sé per sé, non è la Garcinia Cambogia, il tè verde o il tarassaco. Se io voglio prendere il tarassaco, il
Il tarassaco, perché magari ho dei periodi in cui non riesco ad andare in bagno, vado al Natura Sì e prendo una bella tisana di tarassaco, finocchio e melissa, me la bevo la sera prima di andare a letto, mi costa 3 euro e mi fa tranquillamente il lavoro che deve fare. Non vado a spendere 35 euro per una capsula, un tè detox in cui di tarassaco ce n'è una minima parte. Magari ce n'è una minima parte anche nella tisana del Natura Sì, ma l'ho pagata 4 euro, 3 euro, non l'ho pagata 30 euro. Io capisco tutto il giro commerciale di sponsorizzazione che ci sta dietro la vendita di questi prodotti. Per carità, ognuno deve lavorare, ognuno lo fa come meglio crede. Sono d'accordo che gli elementi contenuti vantano di tantissime proprietà, non dico di no, ma quello che mi fa incazzare è la presa per il c***o che ci sta dietro la vendita di questi prodotti. Non me li chiamate Slim cosa? Chiamatemelo estratto di Garcinia Cambogia, punto e basta. Perché dovete prendermi in giro dicendomi che quel prodotto è drenante, è anticellulite, è detox? Chiamatelo con il suo nome, estratto di fibra, glucomannano, punto. Poi sono io a scegliere e a capire se quello mi farà dimagrire, se quello mi farà andare in bagno o se quello mi farà vedere i sorci verdi. Se siete in definizione e avete bisogno di una spinta in più, io vedo molti atleti, e sono io la prima, che usano i termogenici prima di una gara, quando hanno già una massa grassa molto bassa, sono a dieta ipocalorica da tanto tempo e hanno bisogno di una spinta in più. Lì si prende il termogenico, ma io non ho mai visto un atleta prendere un termogenico di queste marchette qui. I termogenici seri funzionano, ma sono quelli che al loro interno hanno 300 mg di caffeina, non 4,75. In quel caso il termogenico funziona, ma sarà un termogenico che non è adatto a tutti, a chi soffre di tachicardia, di ipertensione, non è adatto, non può essere venduto a chiunque. Il termogenico che funziona sarà quello che dopo mezz'ora che lo avete preso, siete lì con i battiti a 200 e la sudorazione, è lì che il metabolismo si sta davvero riattivando. Ma è adatto a te? È adatto a te? È adatto a me? Non lo so. Perché deve essere un medico o un medico dello sport a darmelo, non la fit influencer di turno. Che poi c'è da dire anche che qualsiasi integratore, miscuglio, capsula venduta in commercio, anche il migliore integratore di carnitina o di creatina, se non usato con la testa e abbinato ad un'alimentazione sana e ad un allenamento adeguato, non funzionerà mai. Quello che funzionerà sarà l'effetto placebo. Io sono convinto che quella sostanza mi fa dimagrire. Io probabilmente dimagrirò, ma non perché quella sostanza faccia dimagrire, ma perché me lo sono autoconvinta. Esattamente come il contrario, se io sono convinta di non passare un esame, io quell'esame non lo passo neanche se studio tutta la notte. Esattamente la stessa cosa, l'effetto placebo è questo. Non è l'effetto placebo di un integratore di magnesio che è molto importante in alcuni periodi della propria vita. Ma ci mancherebbe altro. Morale della favola: ognuno è libero di acquistare, di fare uso dei prodotti che vuole. Siamo nel 2018, siamo in un paese libero, forse troppo, e soprattutto abbiamo tutti un cervello che si presuppone sia pensante, e soprattutto siamo in grado di pensare con il nostro cervello, non con il cervello di qualcun altro. Però vi prego, investite i vostri soldi in maniera intelligente. Piuttosto che andarvi a comprare un tè detox da 30 euro, spendete quei 30 euro per farvi una visita dal nutrizionista, per chiedere aiuto ad un coach, per iscrivervi in palestra, per iscrivervi a CrossFit, a nuoto, a danza, a zumba, dove volete voi. Sono sicura che risparmiando quei soldi spesi inutilmente, voi sarete più felici, starete meglio, non permetterete a nessuno di prendervi in giro. Quindi questo era il mio messaggio. Spero che chi debba capire capisca, e cioè voi, nessun altro. E niente, quindi passo e chiudo e vi mando un grosso bacio. Ci vediamo su Instagram.
arrivata l'estate. Siete pronti per la prova costume? No? E allora? Abbaffa il culo, va!